Ciao, benvenuti in Guitar Praxis, io sono il coach, come tutti i martedì parliamo di Guitar Sound. Dopo aver parlato di plettri e corde, oggi iniziamo a entrare nei legni e nel mondo un po' esoterico, appunto, di quelle che i liutai amano chiamare essenze, cioè i legni che costruiscono i diversi elementi della chitarra. Fondamentalmente distinguiamo i legni del body e eventualmente del top, cioè quindi un pezzetto di legno nella fascia superiore, il manico e la tastiera. Mentre sulla chitarra classica e acustica l'influenza del legno è radicale e indiscutibile, non c'è dibattito sull'influenza del legno, cioè lo senti, legno diverso, ti dà un suono diverso. Sulla chitarra elettrica il discorso si fa un pochino più complesso, perché gli elementi in gioco sono talmente tanti che considerare la percentuale di influenza determinata dal tipo di legno usato inizia a diventare un pochino più complicato. Diciamo che in linea di massima, da un punto di vista teorico, è esattamente il contrario che nella chitarra acustica. Cioè, nella chitarra acustica il tipo, il legno determina il suono, nel senso che la vibrazione della corda fa vibrare il legno, e il legno, a seconda di come è fatto, della sua densità, vibra in maniera diversa, buttando fuori un suono con caratteristiche timbriche differenti. Nella chitarra elettrica succede il contrario. Visto che il pickup non capta le vibrazioni della cassa, ma le vibrazioni della corda, c'entra il modo in cui la vibrazione della corda, trasmettendosi al legno, ritorna nella corda e a quel punto viene presa dalla pickup. Ok? Quindi è già in partenza, proprio per la sua dinamica un po' più sottile, l'influenza. Ma comunque un po' di influenza c'è, cerchiamo di capire come funziona. Il tipo di legno viene organizzato, insomma, concettualmente, nei legni più caldi e morbidi, tipo il mogano, e i legni più brillanti, tipo acero e ebano. Ovviamente acero e ebano non vengono usati per il body perché sarebbero troppo pesanti e troppo densi, e invece vengono usati per i manici e per le tastiere. Nel body si usano prevalentemente mogano, eventualmente con un top in acero come nell'Les Paul standard, per evitare che abbia un suono troppo morbido, e invece poi si usano per chitarre di natura Fender, per esempio, si usano Frassino, Tiglio, Pioppo, Ontano, insomma, differenti tipi di legno. Nel manico i legni sono sostanzialmente gli stessi, ma si usa anche l'acero, e invece è più raro il mogano. E per quanto riguarda invece la tastiera, i legni più usati sono il palissandro, l'ebano e l'acero. Tieni conto che però succedono due cose. Uno, il palissandro è diventato una specie protetta e quindi dall'anno scorso non si può più usare. Addirittura, se devi viaggiare in viaggi internazionali, devi prima farti rilasciare un attestato dai carabinieri che hanno preso il posto dalla guardia forestale, che riguardi la sostenibilità ambientale del palissandro messo nella tua chitarra, o il fatto che fosse stata prodotta in un periodo precedente al suo divieto di uso. Allo stesso modo invece si usano l'ebano, come questa chitarra, oppure l'acero, che è quello molto chiaro. L'acero tendenzialmente è spesso anche verniciato, quindi in realtà la differenza è più di sensazione sotto le dita piuttosto che non di suono effettivamente. Poi sull'influenza del suono, sul suono da parte della tastiera, beh, è difficile dire che possa influire in maniera radicale, tenuto conto che è una striscetta di legno piccola, così, per giunta spezzata nella sua venatura dall'inserzione dei tasti, per cui insomma forse quello non influisce tantissimo sul suono. Sicuramente influisce sulla suonabilità, sicuramente i legni diversi influiscono sul peso, e la qualità dei legni influisce sulla stabilità. Io ho delle chitarre che sono da 30 anni lì e non hanno mai dovuto essere settate, e invece delle chitarre che magari come suono in sé non sono peggio, ma che appena cambia il tempo, l'umidità, la temperatura, la stagione, hanno bisogno di un setup radicale, truss, road, action, tutto quanto, perché i legni hanno bisogno di assestarsi continuamente. E quindi magari l'influenza non è
determinante dal punto di vista del timbro in quanto tale, ma è estremamente rilevante per quanto riguarda l'affidabilità dello strumento. E se suoni tanto, l'affidabilità è un criterio essenziale nella scelta del tuo strumento, ok? Io ti lascio qua sotto una serie di riferimenti a link che approfondiscono questo tema da un punto di vista proprio di tutti i tipi di legno, in maniera da riconoscerli anche visivamente. E però io vorrei che per ora tu avessi chiaro intanto questo elemento qua, cioè il fatto che i legni influenzano il suono della chitarra. Lo influenzano forse meno di quanto siamo portati a credere, ma influenzano altri elementi, quindi la pesantezza, l'equilibrio e l'affidabilità e la sensazione sotto le dita. Imparare a prendere coscienza di tutti questi elementi ti può portare a una scelta più consapevole quando prenderai la prossima chitarra. Per esempio, ti rendi conto che preferisci suonare su tastiere in acero, oppure il palissandro è quello in acero, proprio non riesci a sentirti a tuo agio. Beh, è un criterio, è qualcosa che già ti orienta in una maniera molto specifica, no? Nella prossima scelta. Quindi impara a riflettere su tutte le cose che ci siamo detti oggi, impara ad ascoltare. Ovviamente tieni conto del fatto che non è possibile allo stato attuale fare degli esperimenti scientifici che abbiano una rilevanza da un punto di vista sperimentale, nel senso che bisognerebbe poter cambiare per esempio la tastiera alla stessa chitarra, non una chitarra uguale con gli stesso tipo di legni, no? Perché quell'albero magari aveva una densità differente, l'albero da cui è stato tratto quel manico rispetto a quell'altro. Quindi sono indicazioni che valgono in linea di massima, ma come dicevamo prima, la stagionatura, la stabilità sono questioni che non possiamo controllare in maniera assoluta, e quindi è difficile anche poi andare a fare degli esperimenti AB, dei test specifici. Ci dobbiamo accontentare, ma avere delle indicazioni in linea di massima è già un buon indicatore per orientarci in maniera discretamente consapevole. Noi ci vediamo martedì per nuove indicazioni sul Guitar Sound e nei prossimi giorni invece per tutto il resto. Chitarra in mano e buona praxis.